Sindaco, voi state preparando il bilancio di previsione che dovrebbe arrivare in aula, lei aveva detto, per la fine di giugno. In questo quadro si innesta la sentenza della Corte Costituzionale che dice al governo i comuni non possono spalmare il debito in 30 anni, quindi bisogna intervenire in qualche modo, voi dovete agire. Lei cosa si aspetta? Ma la sentenza della Corte Costituzionale che rispettiamo è secondo me errata. E questo è molto grave, tra l'altro è intervenuta il 29 di aprile, se non ci fosse stata la proroga che alcuni sindaci hanno chiesto, a quest'ora noi conteremmo, oltre al disastro pandemico, non meno di oltre 1000 comuni in dissesto. Quindi adesso è venuto il momento che il governo affronti in maniera decisa il tema dei comuni in maggiore difficoltà, non per loro responsabilità, e questo l'errore appunto tecnico che ci sta, ma per una situazione normativa, per una situazione pandemica, per l'impossibilità di far fronte a quanto viene chiesto anche da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale, cioè ci troviamo di fronte a richieste inesigibili. Al governo abbiamo presentato delle proposte anche insieme all'ANCI, anche insieme agli altri comuni. C'è bisogno di liquidità, c'è bisogno di norme e non è possibile, come dire, chiedere che in un anno si debba recuperare tutto quello che ci viene chiesto. Tra l'altro, guardi, faccio solo un esempio, viene chiesto ai comuni di innalzare il livello di incasso attraverso la riscossione in un anno pandemico in cui il governo ha rinviato tutte le cartelle. Quindi siamo proprio di fronte a una condotta inesigibile. Quindi ci auguriamo che finalmente ci sia una risposta adeguata, altrimenti credo che non meno di 1000 comuni andranno in dissesto da qui a qualche giorno. In vista delle comunali. E ovviamente tutto questo ha una serie di, diciamolo, non è tanto il dissesto in quanto tale, significa non garantire più servizi, non garantire più tutto ciò che è necessario per poter affrontare anche un momento così difficile della vita democratica del nostro Paese.